visto che era stato buttata lì la questione sulle diciamo l'attualità del pensiero di Marx, che è una delle critiche che vengono fatte più di frequente anche in molta parte della sinistra spesso, appunto su questo tema, sul fatto che non si può rimanere ancorati a analisi dell'Ottocento, eccetera. Bisogna aprirsi a nuovi orizzonti. Io volevo chiedere, appunto, riguardo a questa crisi, alla situazione mutata del capitalismo e dell'imperialismo a livello europeo e internazionale, diciamo, quali sono le differenze principali rispetto all'analisi di Marx, quindi alla situazione del capitalismo dell'Ottocento, e la validità delle tesi fondamentali di Marx rispetto, appunto, anche come strumento per analizzare meglio queste trasformazioni che ci sono state. Ovviamente è un argomento vastissimo, però questo per dare spunti per poi approfondire individualmente o collettivamente. Poi una battuta su Piketty, visto che era stata affrontata la cosa, che ho letto di recente una sua intervista, che appunto gli si chiede, visto che c'è il titolo Il capitale del XXI secolo, qual è il suo rapporto con Marx, eccetera. Lui dice candidamente di non avere mai letto Il capitale, sì, perché è troppo complicato. C'è citazioni fatte così. Vabbè, per dare un'idea anche del livello. No, l'ha però, critiche. Per fortuna l'ha messo, insomma, è un punto a suo favore. Poi se io chiamava diversamente non faceva salto di danno. Vuoi rispondere tu? Io provo a dire qualcosa, sì, proprio qualcosa, però, perché la domanda richiederebbe forse una giornata, se basta. Allora, provo a dire qualcosa sulla differenza di Marx. Prima di parlare della differenza, però, bisognerebbe capire come funziona il capitale. Poi viene l'imperialismo. No, la testa non la vedo più, va bene. Nel senso che il capitale funziona come sistema, quindi parliamo di un concetto, va bene? Una cosa che non ho detto, ma la dico adesso, la storia è l'humus, la cucina da cui Marx trae i concetti. Poi però abbandona la storia dei fatti, del processo degli eventi, per continuare sulla mentalizzazione, cioè sui concetti. Bene? Quindi quando parliamo di capitale, il capitale, parliamo del sistema e parliamo di concetti. Bene? Questo è importantissimo riuscire a capirlo, altrimenti poi ci sono gli esempi storici che spingono a pensare diversamente. Allora, il funzionamento del capitale è grosso modo questo, lo dico proprio in due parole grossolane: accumulazione di ricchezza per investirla in un processo di produzione successivo finalizzato alla produzione di valore. Prima Brignoli parlava di plusvalore, prima del produttore bisognerebbe parlare del valore. Il valore che cos'è? È quella quantità di tempo di lavoro necessario a produrre degli oggetti. Oggetti che vengono buttati sul mercato e diventano merci per essere venduti. Quindi quello che conta è che siano vendibili, cioè ciò che conta non è la concretezza dei loro valori d'uso, cioè della loro specificità concreta con cui possono essere utilizzati, ma la loro smerciabilità, cioè la loro possibilità infinita di essere venduti in ogni dove, laddove naturalmente ci sia una domanda pagante. Questa possibilità di accumulare ricchezza sulla base di un valore che viene prodotto e non retribuito completamente, il capitale accumula questa ricchezza prodotta e se ne appropria. Va bene?
non so se sono troppo veloce, però purtroppo non possiamo anche andare così di corsa. Allora, è chiaro che la ricchezza viene prodotta socialmente da chi lavora, e chi lavora non viene retribuito completamente per quello che produce, ma viene retribuito per una quota sempre meno che gli basti a vivere o a sopravvivere, e sempre più una quota viene appropriata come ricchezza di accumulazione. Nel momento in cui il capitale va a gonfie vele, cioè si espande, questa espansione permette una estensione del sistema e anche una velocizzazione, se è possibile, dei processi produttivi, che sono una rotazione continua di produzione, va bene? Laddove è possibile smerciare, i prodotti realizzati vengono venduti e il capitale accumula. Nel momento in cui però, cioè lo stesso funzionamento espansivo del capitale, nel momento in cui ciò non è più possibile, è il momento in cui i mercati non riescono più a assorbire merci, cioè sono saturati, non c'è più domanda pagante, le merci vengono prodotte ma non riescono a essere vendute. Ecco il momento della crisi, e la crisi è una crisi di accumulazione eccessiva di produzione, è sovrapproduzione, non è mancanza di produzione. Allora, questa saturazione dei mercati deve necessariamente trovare una contropartita da parte di chi non è più in grado di accumulare, e quindi c'è bisogno di bloccare la produzione, licenziare chiaramente le maestranze in eccesso, perché se non si produce, chi produce viene liberato, si dice, dal lavoro, cioè licenziato della sorte, esatto, liberato in questo senso riduttivo, non diciamo di miglioramento, e il capitale funziona così, con delle crisi che sono lo stesso funzionamento del capitale stesso, cioè sono ricorrenti, sono programmabili, non sono una calamità che viene dal cielo. Bene, sono il funzionamento stesso del sistema. L'imperialismo è il momento in cui questo sistema è talmente esteso al punto di avere creato la necessità del credito, la necessità di un capitale finanziario, che è la fusione del capitale monetario, bancario e il capitale industriale, e il dominio di tutti i mercati possibili. Con il 1989, sbaglio concetto, cioè, perché la data è la stessa, c'è la fine del limite che l'imperialismo aveva di fronte, cioè la fine del Comecon, la fine del cosiddetto comunismo, e ripeto cosiddetto, in modo tale da poter estendere il sistema a livello mondiale. La cosiddetta globalizzazione non è altro che questo. Marx, all'interno del Capitale, dice esattamente questo: il sistema, per funzionare, non può che avere una prospettiva mondiale, cioè di diventare il capitale mondiale, cioè produzione mondiale, che noi verifichiamo oggi a 3 secoli di distanza. Quindi il discorso è un po' questo. Le distanze da Marx sono di diciamo sviluppo del sistema, non di cambiamento del sistema. Il modo di produzione, che era quello, il concetto che avevo nominato prima e Brignoli aveva ripreso, è proprio questo: finché si produce in questo modo, cioè si accumula e si espropria, si produce ricchezza privatizzata e si produce miseria socializzata, perché questo è, finché questo sistema è questo, non può altro che estendersi in fasi successive che migliorino questa situazione, naturalmente per chi accumula, non per chi è espropriato. Allora, le differenze sono lo studio delle fasi diverse che storicamente il capitale successivamente produce, ma finché il sistema è questo, non può che essere questo. Noi che stiamo vivendo oggi la crisi, che cosa vediamo intorno?
la disoccupazione così chiamata, ma che cos'è la disoccupazione? È un termine che nasconde il concetto capitalistico di espulsione dal lavoro, perché quello che conta non è più produrre, perché non si può produrre se non si vende. Quindi se c'è il bisogno umano, al capitale non interessa niente, il capitale è interessato a produrre valore, cioè ad accumulare. Se non può accumulare, licenzia, non c'è problema. Si può morire, non c'è problema. Questo è il sistema. Non so se sono stata ancorché lunga, però chiara. Se posso dire due parole riguardo a quello che dice, chiedere, insomma, sottolineiamo, cioè l'opportunità. Tra l'altro io iniziato così l'intervento del 2014 di recuperare Marx, poi di fatto era quello, perché Marx ora e non gli altri. Ma perché è centrale, ecco, perché è ancora attuale e fino a che punto è attuale? Beh, ovviamente come diceva lei, una domanda ha bisogno di una risposta di una giornata e mezza su tutto, va bene, solo alcuni elementi però. Negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 2 o 3 decenni probabilmente, c'è stato un completo oscuramento del marxismo in tutti gli ambiti organizzati cosiddetti comunisti. Chi c'è qualche anno più lo sa perfettamente, è stato messo nell'angolo, è stato considerato un vecchio bidone di un secolo e mezzo fa, non presa lui, ma un secolo e mezzo fa. Ma che cioè, sì, ma non è così antico, secolo e mezzo fa. Insomma, e quindi si è cominciato a parlare di Keynes, keynesiani, Latouche, Impero, Straffa, neo-keynesiani. Se ci fai caso, la mancanza di un riferimento teorico ha coinciso con l'arretramento completo dei comunisti da tutti i punti di vista. Cioè l'unica teoria che ha tenuto in piedi per un periodo stabile e con, diciamo, un'aggregazione di massa è stato proprio quello in cui c'era un riferimento al marxismo, che poi io non c'ero per fortuna, ma già negli anni 50 ha cominciato a vacillare, no? All'interno del Partito Comunista Italiano. Per cui diciamo che anche da questo punto di vista, a conti fatti, possiamo già vedere che la mancanza di un riferimento. Vi ricordate prima della crisi è uscito fuori la Touche, che ancora va in giro giustamente perché gli fa comodo, ancora la decrescita. No, c'è stata la decrescita, 6 anni di PIL negativo. Che cazzo è cambiato, scusate? Siamo meglio? Siamo felici? Non mi pare. A me sembra che l'infelicità complessiva. Ecco, per questo dico, Marx secondo me è criticabile, come tutto. Però è un dato di fatto che il marxismo è l'unica, diciamo, teoria, la chiamo così, che poi è una cosa molto più ampia di una semplice teoria, che è riuscita a interpretare e a prevedere la crisi. E quante volte l'abbiamo scritto prima del 2008, no? Che eravamo in fase di crisi, basta che vedete tutto l'archivio di contraddizione, eh? Loro che hanno scritto da più tempo di me, ma insomma di crisi, Gianfranco Palla ha scritto pure il libro L'ultima crisi, mi pare che si chiama. Insomma, parla dettagliatamente che il problema della crisi era un problema che nasceva già alla fine degli anni 60, è esploso nel 2008. Ma chi te l'ha dato questa chiave d'analisi? Per caso sono quegli economisti che adesso continuano a scrivere sul Corriere della Sera, sulle 24 ore, vari Alesina, che il giorno prima del crollo di Lehman Brothers dicevano che non c'era nessuna crisi in atto. C'è un testo che non è molto chiaro, però ha degli elementi interessanti, perché ha preso tutte queste frasi del, diciamo, del agosto-settembre del 2008, che è curato da Loretta Napoleoni, la che di Petrini, si chiama Processo agli economisti, in cui ti fa vedere proprio come i giorni prima, no, questa non è una crisi, finisce da qua 2 settimane, non crolleranno. Il giorno dopo sono sempre loro i consiglieri dei diversi Obama, vanno nelle banche centrali, scrivono sui giornali, diventano i consiglieri di Renzi, eccetera, eccetera. E questo purtroppo è gente che è pericolosissima dal nostro punto di vista, perché cercano sempre, comunque l'obiettivo comune è quello di mettere Marx nell'angolo. E vi dico un'altra cosa che riguarda Gianfranco Palla, l'abbiamo già detto tante volte, lui che ha speso una vita contro i suoi interessi, contro la sua soggettività, insegnare Marx, perché Marx è ovvio che se nell'Accademia Odocchi si è fregato, appunto è rimasto nell'angolo per un'intera carriera, ovviamente. Ha lottato con le unghie ovviamente per uscire fuori da quest'angolo e fortunatamente ha avuto gli studenti. Però è evidente che sono tutti, anche quelli, soprattutto quelli di una certa a sinistra, come abbiamo sempre chiamato sulla contraddizione, che se ne vogliono disfare di Marx. Perché Marx parla di lotta di classe, perché Marx non dice, non parla del profitto come giusto guadagno dell'imprenditore, ma dice che il profitto è la fonte del profitto, è lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, di chi ha padrone dei mezzi di produzione su chi non ce l'ha.
poi ci sarebbero tante altre cose da dire, ma per un amico. Se posso io avrei una domanda, c'è anche un altro compagno. Guarda, non è più velocissimo. No, volevo avere questo. No, volevo riferirmi al discorso che ha appena fatto. Io parlo ovviamente da profano ignorante, e volevo chiederle a lei. O in generale, a entrambi. Chiedo a te, più che altro perché sei tu l'economista qua dietro. O comunque quello che ha studiato. Volevo chiedere. Due cose. Allora, uno, abbiamo appena detto che Marx generalmente non viene più studiato, comunque non viene più preso in considerazione. Così tanto, prima domanda, così tanto, seconda domanda. Perché non viene preso così tanto in considerazione se è stato comunque uno dei massimi teorici economici comunque dell'economia dell'ultimo secolo e mezzo, che abbiamo detto? Cioè, nel senso, noi parliamo che siamo tra compagni, quindi ovviamente lo difendiamo, ovvio. Non lo difendiamo. Io lo difendo, penso che in questa stanza lo difendano qualche anno tutti. Peccato che non riesco a capire il motivo per cui è stato accantonato, vabbè, a parte le solite cose del dire che è vecchio e obsoleto, queste sono delle critiche che, a mio parere, ripeto sempre da ignorante, possono essere contrastate in breve tempo. Non capisco proprio perché una teoria così tanto importante, così tanto grossa, sia stata accantonata come se non avesse più importanza, ecco. Cioè, non riesco proprio a capirlo. Rispondo? Beh, allora, guarda, purtroppo io faccio questo mestiere, quindi tu hai detto giustamente che sono un economista e mi tocca parlare male. Allora, il ruolo dell'economista, questo lo spiega pure Marx, già solo dire sul plusvalore, non dico proprio sul capitale. Insomma, se la prendeva con Sei, che era contemporaneo, quindi se è vecchio Marx è vecchio pure Sei, però non funziona così, quindi la questione dell'antichità della teoria non funziona. Già Bernard Sei lo studia proprio all'università ancora adesso, quindi in realtà il discorso che è vecchio Marx non funziona, appunto, perché Sei è recuperato. E lo definiva l'insulso Sei, gli ideologi del capitale, i sicofanti. L'economista ha un ruolo ben definito, quello di mascherare l'essenza del capitalismo. Quindi è inevitabile che Marx viene superato da questo punto di vista, ma è un tentativo assolutamente ideologico. C'è chi ci ha provato anche dal punto di vista scientifico, ma ha profondamente fallito, secondo molti, non compreso, attraverso l'operazione, diciamo, di Sraffa, che non so se conoscete, io insomma era un altro economista, insomma, che era molto amico dell'altro di Antonio Gramsci. Pure quello è un tentativo di eliminare, cioè di depurare Marx degli elementi più importanti, ossia che il profitto, che la fonte del profitto è lo sfruttamento. Tolto quello, Marx che è rigato, cioè ci rimane. Annulli l'esistenza delle classi, annulli lo sfruttamento, annulli il plusvalore, ci rimane poco. Quello è stato un altro tentativo. Io non so se Pierino Sraffa avesse questo obiettivo, sicuramente chi l'ha recuperato dopo aveva questo obiettivo. Negli anni 60 hanno sancito la fine di Marx.